美国神韵国际艺术团在意大利米兰的第二场演出，让意大利主流社会人士在欣赏美丽精湛表演的同时，体会到宽容和放下自我。Grafia favolosa, sì, super favolosa. I find it splendid. Quello che colpisce di più quando si apre il sipario sono indubbiamente tutti questi colori, perché questi abiti sono molto colorati, le scenografie sono molto colorate, e appena iniziano a muoversi l'eleganza e la grazia dei movimenti sicuramente. Mi piace soprattutto, certo, i colori, la musica, le danze, la grande maestria di questi grandissimi artisti, ma mi piace soprattutto il messaggio di grande umanità, di fratellanza, di pace e, come dice una delle canzoni, di tolleranza. Fanno vedere come bisogna essere tolleranti e compassionevoli verso il prossimo anche quando si viene colpiti, quindi indubbiamente in questo periodo soprattutto credo che sia utile per il mondo, senz'altro. Oggi come oggi, in un mondo in cui purtroppo sempre più l'egoismo, l'interesse personale sono preponderanti, questa tolleranza, questa fratellanza è un messaggio che Shen Yun lancia al mondo intero. Esiste, c'è un detto, c'è una frase in latino che dice vince in bono malum, cioè combattere il male facendo il bene. Questa danza ci ha fatto vedere che il bene deve vincere sempre sul male, sempre. Beh, è un bel progetto, sicuramente. Sono gioiosa, sì, gioia. Guardando 2 ore di questo spettacolo, forse si potrebbero intenerire e capire nel loro egoismo, nella loro cattiveria, quanto si sono perse nella vita. 新唐人记者斯达诺伊、杨立新，意大利米兰报道。